via. Via! Via! Oh mamma! Oh signore! Oh cielo! Oh! Allora gente, sono qui con mia moglie. Sì, mi sono sposato con un videogioco. Vero nerd! Andiamo! Buona idea. Come arriviamo lassù? Ma che domande sono, Nathan? Sono tre ore che salti, usi il rampiro, hai superpoteri e fai pure ste... Ma è scivoloso? Oh, ok. Dobbiamo andare sopra la grotta. Ci sono sicuramente dei modi per raggiungerla. E tra 5 secondi li troverò. Ho già capito. Bene. Tu sei ancora là? Chi arriva l'ultimo paga la cenetta romantica. A tutti. No, e qui che cosa c'è? Solo. Un pirata morto, leggiamo. Chi era questo? Eh? Qualcosa di importante, vediamo. Un 1 agosto 1718. A mezzanotte ho detto addio a Eleanor e alla piccola Abigail. Si sono unite agli altri fuggiaschi a bordo della Swiftsure, dirette verso lidi più sicuri. Spero di poterle raggiungere presto. I fondatori ci hanno sottratto tutto, a me come agli altri. Il mio modesto contributo in oro è ormai svanito. Ho custodito tra le alte mura di New Devon. Lo scopriremo presto. All'alba andremo a riprenderci ciò che ci spetta di diritto. Non ci hanno fermati al deposito e non ci riusciranno ora. Mia adorata Eleanor, mia dolce Abigail, dovessi perire, dovessi abbandonarvi, sappiate che ho agito per la nostra felicità e prosperità. Forse voi potete ancora raggiungerle. Ed è morto male. È morto cercando di raggiungere. Non ha avuto neanche la possibilità di vendicarsi. Ma che schifo è sta roba. Vabbè, dai. La cosa buona è che io sono quasi arrivato. Cioè, incredibile, questo gioco è del 2016. Vabbè che è stato remasterato, però... Cavolo, è una buona remaster. Ah, cavolo. Quanti scheletri... A giudicare dai vestiti, sono coloni. Coloni? Sembrerebbe una battaglia. No, io non credo. Guarda come sono disposti. Sì, hai ragione. Sono impilati, ammassati contro le pareti. Erano già morti quando li hanno portati qui. Questa è una fossa comune. Oh, no. Che schifo! È pieno di... Via, 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 porta sfortuna a stare in mezzo ai morti. Anche quello. Traditore. Chissà chi è. Guarda il cartello. Traditore. È uno dei ribelli. O anche... Uno dei ribelli. Ma i ribelli avevano fatto bene. Perché i fondatori erano i veri traditori. Erano dei ladri. Sarà andata così la storia, secondo voi? Ora mi appendo qui. Scusa. Guarda che bello. Senza offesa. Scusa. Gli ho schiacciato la testa tra le gambe. Questa è una grande offesa. Altre gabbie, frega niente. Perché noi siamo arrivati dall'altra parte del ponte. Oh cavolo. Avevo una gran voglia di soffocare la ribellione. Mi chiedo se il piano fosse questo sin dall'inizio. Cioè massacrare tutti i coloni. No. Attirarli qui con la promessa di un'utopia. Per poi derubarli di tutto ciò che avevano. Beh, così stiamo parlando di un branco di pirati. Sì, non so, c'è qualcosa di strano sotto. Non mi sembra da... Insomma, da quel grande pirata lì. Me lo immaginavo comunque un gentiluomo. Un gentil pirata, se vogliamo. Il nostro Avery. Invece è proprio cattivo. Dobbiamo passare da sopra. Da sopra? Oh, signore. Da sopra devo arrivarci attraverso i morti. Odie mecum eris in paradiso. Seguimi in paradiso. Oggi sarai qui con me in paradiso. Questo vuol dire. Ho capito tutto. Via corbacci. Che adesso guarda che devo fare. Sì, devo... Devo buttarmi nel posto giusto. Ok. Le cose non sembrano stabili. Non lo sono. Stai attenta. Infatti a Trinkill. Sono veramente di tanti anni fa. Oh! Messo. Posso andare su? Bene. Bene. Ci siamo. Ci siamo, boys. Ah! Ok, sorellina. Mogliettina. Quello che sei. Siamo arrivati. Stai bene? Sì. Guarda che posto. Benvenuta nel quartiere di Avery. Bel posticino. Miliardario... Non fosse pazzo per i filantropo. Incidenti strutturali e i danni dell'acqua. Beh, devono avere problemi con gli scarichi. Qui un idraulico farebbe fortuna. Sempre in vena di battute. Per poi morire male tra 5 secondi.
Bene, allora. Sembra che qualcuno abbia fatto saltare la diga e allagato tutto. L'avevo dimenticato. Sei bravissima. Ok, secondo te qual è quella di Avery? Dovessi scommettere, direi quella. L'unica ancora intatta. Beh, anche tu non sei male. Sai, ho un po' di esperienza. Ho letto qualcosa. Cosa? Cosa? Che c'è? Porta principale. Oh, sì. Man. È ancora vivo. Oh, sì, man. Andiamo. Oh. Cavolo. Occhi aperti. Sento. Dobbiamo sbrigarci, mio fratello. Certo. Veramente. Questa volta ci lascia davvero le penne. E questa non sarà una balla, caro fratello. Fa così alla Prince of Persia. Boh, io ci provo. Ah, vedete? Non muori mica. Si può andare. Non è un problema per noi. Vai bene? E il bagno e la doccia l'abbiamo fatta per la seconda volta. Di qua, ho trovato il barbatucco. Qualcuno ce l'aveva con questo tizio. Cosa diceva questo tizio? Scapriamo perché è successo il casino. Un'altra annotazione antica. 6 settembre 1718. Fondatore Condent, so che l'ordine di saccheggiare e bruciare la mia dimora è partito da te. Tuo fratello ha negato che tu sia coinvolto in questi eventi, ma so riconoscere i bugiardi. Ora dispongo di una spada in meno, perché non riesco ad estrarla dalla sua gola. Aiuto! Hai tempo fino al tramonto per restituirmi ciò che mi appartiene. Fondatore England. Si sono ammazzati a vicenda i fondatori. Vuoi vedere che Avery ha messo tutti contro per scappare col tesoro? Sarà stato lui, secondo me. Non è poi tanto buono. Cioè, Avery era un tipo furbo. Secondo me ha fatto tutto lui sta roba. Li ha messi contro. Li ha fatti ammazzare a vicenda. Ha creato una strana utopia. Non lo so. Oh no. Melmosa di Rivombrosa. Va bene. Per fortuna noi abbiamo i nostri metodi. Oh, possiamo andare anche da sotto. Ci sono vari modi, eh? Ci sono vari modi per fare le cose. Andiamo qui dentro, ragazzi. Andiamo molto di nascosto. Come uno squalo delle acque. È il mio tesoro, voglio. Il mio tesoro. In tutti i sensi. Aspetta. Sì. Qui. Bam. Boom. Bam. Ok, è giunto il momento, perché non posso star qua un'ora, come ho detto sempre. Scappa. Beh, siamo arrivati dove volevo andare. Siamo arrivati dove dovevo andare. Ehi, ehi, ehi. Lasciatemi. Ma quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono in sta caverna? Oh, baby. Calmi. Calmi. No. Non posso andare qui sotto. Qua devo andare. Oh! Esci fuori? Tu me l'hai chiesto e io ti ho ascoltato. Ok. Ottimo. Sono una sparatoria mortale. Normale amministrazione. Hanno impiccato pure una donna. No. Cosa ha fatto di male sta qui? Leggiamo. Guarda, c'è qualcosa. Era destinata a Richard Want. Fondatore Want, ti prometto un'immediata rappresaglia. Adam Baldridge. Si sono ammazzati a vicenda, forse. C'è una guerra tra fondatori. E sono sicuro che è tutto fatto dal capitano Avery. Cioè, me lo sento. Ragazzi, non puoi fidarti dei pirati. E questa è la reatura in realtà. Cosa sto facendo? Bravo. Vieni da papà. Vieni da papà. Basta guardare. È ora anche di aiutare. Mannaggia te. Dopo di te. Prima le signore. Che gentile. Vuoi usarmi come esca? No. Mi comporto da gentiluomo. Ti sto solo prendendo in giro. Sì, anche perché si può prendermi in giro. Grazie.
Tipo, ti immagini che dopo un secondo arrivano degli spini al terreno e muore, tipo tutti. Va bene, il solito macabro Gabby. Comunque dai. No! Allora sai, allora è successo. Allora schiosata come ca! Perché le nostre strade si devono dividere così? No. Oh. Va bene. In un modo o nell'altro ci siamo arrivati. Deve andare peggio. Stai bene? Forse ho capito. Ho capito. Devo andare qui. Devo andare qui. E devo andare qui. Perfetto. Poi devo andare. Fermi tutti. Devo andare qui. E da qui posso andare di sopra. Perfetto. Trovo un modo per farti salire. Sì, troverò il contrappeso dei contrappesi. Troppo difficile. Non posso farcela da solo. Troverò un altro modo per farti salire. Tipo questo. Potrebbe funzionare. Questo te lo pigli. Occhio che ti arriva un test alla cultura. E poi mi diventi tipo una scienziata. Ok, bene. Bene. Ottimo. Oh, decisamente meglio. Ora mi darà una mano qui e possiamo proseguire. Andiamo di mezzo questa roba. Già. Si può fare. Bravi ragazzi, siamo stati bravi, dai. Ok. Grandissima. Guarda, il sigillo di Thomas Tew. Quindi questa è la comandante in seconda, quasi in cima alla gerarchia. Diamoli in fuoco. Ok. Santo cielo. Siamo arrivati alla festa. Mi sa che siamo in ritardo. Ehi. Era avvelenato il cibo, o sbaglio? Guarda qua. È un altro sigillo. Avery? Sono tutti... Oh mio Dio. Che c'è? Sono loro. I fondatori. Elena, sono i capitani pirata che hanno fondato Libertalia. Che diavolo è successo qui? Avvelenati. Beh, non sono della scientifica, ma direi... alcol scadente? Probabile. Pensi sia stato una specie di suicidio collettivo di un culto? No, 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 no. Dov'è Avery? Non credo. Non è da loro. A nome di Lord Avery siete invitati nella mia villa domani al tramonto. È finalmente giunto il momento di cessare le ostilità e radunarci sotto il vessillo di Dio e della libertà. Firmato Thomas Tew. Thomas Tew è uno dei più grandi fondatori. E Avery? Tu che dici? Thomas Tew e Henry Avery. Sono quelli che non hanno... Gli anfitrioni sono scappati senza sparecchiare. Non molto elegante da parte loro. Bene, quindi... questi hanno scatenato una vera rivolta decidendo di tenersi il tesoro. Avevano eliminato i coloni, ma avevano questioni tra loro. E suppongo che le cose siano incasinate. Quindi Avery e Tew invitano gli altri qui per... come diceva? Cessare le ostilità. Cessare le ostilità, sì. Avery propone un bel brindisi. Addio alla libertà! Per mille balene e tutto. E tutti bevono un sorso. Tranne loro due. E in un attimo, il tesoro di Libertalia diventa proprietà esclusiva di due uomini. Erano i più grandi pirati della storia. E sono tutti morti. In un istante. Si sono fatti fregare così. Tutti che, a questa tavola. Che nabbi.
È incredibile. Già. Ehi, mi spiace. Io... Mi spiace. Tutto ok. Quel sorrisetto non è da tutto ok. Quindi, visto che i nostri anfitrioni non sono alla villa di Tew... Dovremmo andare da Avery. Già. Andiamo. Fantastico. Non è che hanno lasciato un messaggio. Con permesso, scusate. Buon pranzo, buona cena. Ah, che roba da pirati cattivi. Non me l'aspettavo da Avery. Pensavo fosse un pirata, come ho detto. Gentil pirata, ma non proprio. È proprio un pezzo di nabbo. Cattivissimo. Okay, egoista. Però tutto per noi. Se riusciamo a sopravvivere. Sto bene. Ce l'ho fatta. Sì, ce l'ho fatta. Ci vediamo in cima. Cosa? Cosa sei tu? Ma sei lentissimo. Cosa vuoi da me? Ok, ok, ok. Oh! Come hai fatto? Vinto io! Sorry! Stavo quasi per battermi. Sta balenottola. Altri cannoni. Per di qua c'è qualcosa che posso prendere. Magari un tesoro? Altri cannoni, come quelli della villa di Tew. Ne ferisce più il veleno del cannone. Cosa? No, sai, perché finì per avvelenare... Ok, questa era pessima, scusa. Sì, pessima. E siamo ufficialmente all'interno della villa di Henry Avery. Questa è la sua? Quella gigante che abbiamo visto prima? Sicuramente la più sfarzosa, lussuosa e bella. Si nota infatti che è tipo assurda. Si vede che parola lui era un passo avanti. Ostentazione. Perché non uccise Thomas Tew? Era il suo braccio destro, per caso. Sì, era proprio così. Immagini cosa significhi prendere ordini da un tipo così. Posso suonare? Più o meno. Posso scendere qui? Oh, cacchio. Beh, da qui non si torna indietro, ragazzi. Da qui non si torna indietro. La shoreline ha barricato la porta principale. È stata la shoreline a fare sta... Le impronte di fango. Oh, vediamo cavolo. Dove conducono. Sì. Beh, la pistola l'ho presa. Ci siamo. Dovremo affrontare Rafe adesso e riprendere il mio fardello. Da questa parte? Bravi, ragazzi. Là magari ci andrò dopo. Intanto seguiamo le tracce. Poi sono andate qui. E poi sono andate qui. Qua dentro. Conducono a questa porta. Entriamo allora. Sarà una trappola? Sì. Cavolo, è bloccata dall'altro lato. La strada, a meno che... Abbiano trovato qualcosa. Aiutami a sfondarla. Sì. Se l'hanno bloccata, forse non si può sfondare. Allora l'hanno bloccata male. Oh, merda. Oh, cacchio. Hanno... Ma con che quale armatura me lo stai dicendo? Molla quel cecchino. Inutile letamino. Ehi, fregati questa granatella. Ok, continuiamo così. Io ho un fucile, aspetta. Ups. Ups, 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 ups. Eccolo là, andato. No, no, no. Oh, sua moglie. La mia moglie è indistruttibile. Ho sposato una moglie di ferro. Mamma mia, sto cecchino, quanto lamerè. Vieni qua. È il mio tesoro. Ho detto che è mio ed è mio. Mio, mio, mio. Mio, 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 mio. Mi prendo il machine gun. Un signore Nathan Drake. Andato. Altri? Andati. Sento. Peccato. Cielo. Volevo Stai portarmi bene. Indietro sto robo. Sarebbe stata una ficata. Già. Quindi sanno che sono vivo. E vediamo cosa non volevano che trovassimo. Andiamo a vedere. Okay, sicuramente un indizio. Vai. Aspetta, questo? Ehi là.
Un altro fondatore? Cos'è? Non credo. È una lettera firmata da Avery. Avery? Davvero? Leggila. No. Miei fedeli sudditi, mentre il sole tramonta sul nostro glorioso paradiso, dobbiamo impegnarci a preservare le nostre ricchezze. Più il traditore conosce i nostri segreti, dobbiamo agire in fretta, distruggere la diga, purificare New Devon. Ci siamo. E trasferire il tesoro sulla mia nave attraverso il passaggio. Più Avery si scontrarono. Sei sorpreso? Non più di tanto. Tieni. Quindi era un traditore anche. Grazie. Ma quindi prima si sono messi d'accordo fra di loro. Vorrei capire un attimo meglio com'è andata. Perché si sono scontrati? Prendiamo. C'è ancora un po' di domande. Beh, credo che Sam, mio fratello, avesse idea dove si trovava il passaggio. Non so. C'è qualcos'altro? La spada e il pugnale di Tew. Basta. Un mappamondo. Ok, quindi dove sono andati? Pirati fantasma. È incredibile. Che c'è? Cosa hai trovato? È una copia dell'ordine di cattura britannico di Avery. Sembra fosse fiero di essere l'uomo più ricercato del mondo. Qui? È l'accendino di Sam. Oh, cavolo. L'ha perduto. Sì, di proposito. Qualunque cosa stiamo cercando deve essere qui da qualche parte. Questa stanza deve avere un'altra uscita. Forse il passaggio citato da Avery nella lettera. Ma dov'è l'interruttore? È questo. Nate. Sì, trovato qualcosa? Credo di sì. Che brava la mia bimba. Per fortuna hanno già fatto tutto loro. Come hai fatto? C'è un'impronta insanguinata in corrispondenza di Libertalia e l'ho premuta. Impronta insanguinata? Vabbè, meno male. Già. Pensi che il tesoro sia ancora sull'isola? Ma se mi giro non sento mia moglie. Penso che non abbia più importanza. Ma che audio buggato è? Vabbè. Amen, leggerete i sottotitoli. Andiamo. Oh no. Prudenza, Nate. Ho prurito io adesso. Ultimamente. E quando ho prurito vuol dire che ci sono cose molto pericolose qui sotto. Pirati non morti? Che boiate si nascondono in questa cella? Sì. Oh. Avery si era costruito una grotta antipanico. Mi chiedo dove porti. Un pirata ha sempre una via di... Oh no. Stiamo per scoprirlo. Va bene. L'abisso di Avery. No, 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 l'abisso di Avery. No, 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 cosa mi combina? È pieno di topi che si sono fatti la casina. Guarda, tracce recenti. Ancora qua. Ora allora devo controllare la porta giusta. Non vado nelle porte sbagliate perché qua moriremo. Oh, cosa vuol dire? Cosa? Ok. Devo muovere il mouse così si accende. È una torcia di quelle vecchio stampo queste. Quelle tarocche, perché non so perché. I soldati di Nadine, scommetto. Hanno la mano pesante con la dinamite. Continuano. Sì, non sono molto svegli. Questo l'abbiamo notato, purtroppo. Aspetta. Fermi. Trappole. Una specie di trappola mortale. Sì. Sì. E qualcuno dei soldati Sam è morto. Gli altri sono riusciti a superarla. Basta seguire le tracce. Perfetto. Pensavo che ci fosse una traccia lì. Come ci sono riusciti sti qua? Sarei più tranquilla se non scricchiolassero così tanto. Cerca solo di non allontanarti. Hanno perso solo un uomo, che bello. Cosa? Al momento la mia unica preoccupazione è non saltare in aria. E... andata. Perfetto. Elena, guarda, le tracce si fermano qui. Deve essere crollato dopo il loro passaggio. Ehi, basterà togliere di mezzo questo. Sì. Sì, leviamo di mezzo così ci crolla tutto in testa. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Dai, Elenina. Te l'ho detto io. Basta mettere questo. Cerchiamo un'altra strada. Cavolo, quindi loro sono passati di là, però noi non potremo più passarci per di là. No, e non pensate che proprio ora. Ah, dammi. Dai, dai. Forza. Dai. Dai, che ho paura dei fantasmi. Sono al buio. Ehi, hai ancora l'accendino di Sam? Oh, sì. Ottima idea.
Meno male. Proprio The Forest ora, con l'accendino della Bic. È diventato. Dai. Ai, bello. Scarico, comunque. È ovvio. Ha fumato come una ciminiera per tutto il viaggio in barca. Tranquillo. Ho dei fiammiferi. Davvero? Ovvio. Che romanzo. Ecco fatto. Grazie. E ora? Dove andiamo? La mia testa. Stavo per cadere. Dove sono? Ciao. Di qua. Dove? Non vedo una cipigna. Oh, inciampato. Ti giuro non so dove sto andando. Tesoro. Ok, dammi questa. Grazie. È stata previdente. Uno dei due deve essere. Forza, cerchiamo un passo. Va bene, cerchiamo. Che atmosfera romantica. Hai uno strano concetto di romanticismo. Sì, è vero. Aspetta. Ehi, hey, promette bene. Se ti spingo? Sì. Andiamo. Occhio a non bruciarti. Ottimo. Ok, forza, dai. Non deve essere simpatico giocare con il fuoco così. Ma solo Nate è l'unico che può sopravvivere. Vieni al detto. Anche Shen. Che sia. Ok. That's grazie. Is good. That is very good, my occhio friend. Occhio alla testa. Sì. Very good. Very good. No. Mamma mia, ma veramente. Chi te lo fa fare? Io non credo che avrei fatto sto viaggio per 400 milioni di dollari. Beh, per 400 milioni di dollari forse l'avrei fatto. Ok. Ogni volta che ci penso mani che mi derubano. Le mani che mi derubano. Non tentava neanche di nascondere la sua follia. Ah, secondo Avery tutti erano ladri. Le mani che mi derubavano, le appese tutte. Tutte le mani di tutti. Mamma mia, era diventato pazzo. Era diventato pazzo, mi sa. Mi sa che è andata così. E niente. Un folle e un guarda, malato. A Avery avanzavano dalle gabbie. Kebe. Cosa? Si chiamavano Kebe. Kebe? Sicuro? Sì. Odio quando fai la sapientona. Le Kebe, le Kelle. Kebe. E questa cos'è? Oh! Oh! Cosa? Stai bene? Sì, più o meno. Che è stato? Che cos'era? Una trappola. Avery non voleva proprio nessun intruso qua sotto. Mannaggia, ma erano okay, esplosivi. Mummie riempite di dinamite. Okay. Merda. Oh, Melma. Porca zozza. Ma che cazzo? Stai bene? Sì, per ora è a posto. No. Tenere le distanze. No. O corriamo. Tipo, me la faccio di corsa. Vai. Stai bene? Mi è esplosa dietro. E come fai a dire sì? Ora sappiamo. Sei antibomba. Sì, ora capisco il motivo di tutti questi crolli. Oh, signore, possiamo andare per di qua? Voglio farmela di corsa. Secondo me esploderà tutto. Secondo me esploderà tutto. Ve lo posso giurare. Qui esplode tutto. Oh no, aspetta, piano. Poi. Quale sarà la prossima? Gli occhi che combattirono il mio ultra ego. Non scherzare, mi sorprenderebbe. Adesso. Oh cavolo, oltre oh no. Non esplodete, per favore. No! Non esplodete. Ma ce l'ho fatta! Sono sopravvissuto! A tutte le bombe! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ah! Le sto prendendo tutte! Bene, bene. È peccato non avere tappi per le orecchie. Sto urlando? Oh, Melma. Ho questo razzo da poco. Beh, abbiamo ritrovato la pista. Sono qui, state qui da poco. Le scatole in vista? Ci sono abituata. Era una frecciatina su di me? No, calmati, ok? No, calmati tu. Calmo io. Io sento ancora i fischi dei botti di Capodanno sulle orecchie. I nostri amici devono essersi distratti. Opsi, popsi. Nessuna traccia di sé. Oh, pure una testa, sono esplosi. Che orrore. Oh, ma...
Oh, altri botti! E questi non sono botti recenti! Come sapevano che fossimo arrivati qua? Ecco, spara quello. Oh, vabbè, solita amministrazione. Devo saltare, ho capito. Devo andare avanti e continuare a saltare. E in questo modo li evito tutte. Patafixolo. Vieni. Oh! Beh, per una volta avrei le mummie esplosive di Avery. Dai, le bocche mi infamarono. Il suo albero di Natale. Aiuto. Sì, ci siamo allontanati dal percorso degli altri. Dici? Dai, cerchiamo di recuperare. Di nuovo, ci siamo di nuovo persi. Mannaggia ste cacchio di caverne. Ehi. Aspetta. Cavolo. Questo era un uomo di Avery. Altri uomini di Avery. Sì, i pirati di Tew e quelli di Avery. Ah, è andata così. Tradimento finale. Probabilmente è andata così. Scusa. Ah. Ehi là. Sembra una chiave. E anche una lettera. Cos'è quel messaggio? Leggiamo. Tenente Barton, vediamo, in questo momento Avery sta preparando la fuga. Se gli permetteremo di salpare e svaniare nel nulla insieme al nostro tesoro, questo passepartout aprirà porte nei recessi del tunnel. Ma state attento, tenente. Lui si aspetta di essere seguito. Mentre voi setaccerete i tunnel insieme ai vostri uomini, io condurrò a valle un manipolo di alleati per provare a tagliargli la strada. Se Dio ci assicurerà la vittoria, domani al tramonto torneremo a essere pirati e veleggeremo verso porti sconosciuti con il tesoro nella stiva. Il vento in poppa e la libertà di scegliere il nostro destino. Buona fortuna, capitano Thomas Tube. Insomma, sì, si erano davvero messi contro. Sul retro ci sono dei simboli. Dai, cerchiamo una serratura. Oh, ok. Ci sono delle croci, destra morte, sinistra morte. Però c'è un punto dove non si muore. Dobbiamo stare attenti dove si va. Forse sono delle grotte. Ok, ok, ce la posso fare. Teniamoli a mente sti sigilli. Sicuramente sarà qui. Credo che siano porte. Non lo so, proviamo ad andare a destra. Oh, palm face. Sto bene, basta continuare a saltare come ho detto. Aia. Va tutto bene, tu rimani indietro Molly mentre io faccio esplodere tutto. Ok. Veramente tanto paranoico. Ok. Avete finito? Continuiamo a muoverci. Qua? Le ossa appese erano più inquietanti. Anche questo. Probabilmente a seconda di dove vado ci sono mummie o non mummie, non lo so. Sì, quattro. Vabbè, l'importante è aver scelto la porta giusta. Ok. Ok. E le croci, sono le croci. Sono pronta da seguire. Questa volta dobbiamo usare il messaggio, vedete? Questa volta devo usare il messaggio e lui ci dirà dove c'è la morte. I simboli corrispondono a quelli sui pali. Sì. Tio aveva spiegato ai suoi uomini come superare le trappole. Se faccio così dovrei farcela. Tac, tac, tac. Ehi, aspetta, ma mi avete preso per il cubo? La nave ha due sbagliati sotto la vela. Quindi non posso andare sopra la vela, sono sbagliati. Devo andare sotto la vela. Sopra la testa dell'osso dovrebbe andare bene. Quindi... Ok, sì. Partiamo con il piede giusto. Sì, non perderlo il piede. Sì, ma fai attenzione. Ma va bene. Attenzione. Ok, la nave sotto era a posto, vero? Sì. Sai, non ho molta esperienza. Scusa. E poi avanti per di qua. Fin qui tutto e poi bene. Avanti per sì, di qua. Meglio di no, magari hanno messo. E poi avanti per di qua. Sì, giusto. E poi per di qua. Sì. Ok. Infame. E adesso per di qua. Perfetto. Sono sopravvissuto a mummie ecco esplosivi e trappole mortali. Potrò raccontarla ai nipoti. Anche questa. Insieme a tutto questi il resto. Sono i resti degli uomini di Tew. Sì, probabile. Avery amava infliggere pene esemplari ai propri nemici. Ma quanto? E amava ancora di più far... Cioè, cerchiamo di muoverci con cautela. Sì, piano. Piano. Ecco. Bene.
Devo usare la chiave. La chiave, bro. Serratura. Chiave. Bravo. Ehi. Mandati. E se è una trappola? Beh, non abbiamo Yolo. Molta scelta. Dai, dobbiamo morire. Ma ho un buon presentimento. Dici? Sì. Tienimi la mano, tesoro. Oh. Qualcuno dovrebbe entrare. Dietro. Ma come ci sono entrati gli altri? Se non avevano la chiave. Hai visto? Ecco perché. Beh, almeno non siamo saltati in aria. Non è che avresti un coltello, vero? No. Ma quel tizio ha una spada. Ecco. Oh. Aiutami a farlo dondolare. Ok. Andiamo. Andiamo prima che sia troppo tardi. Andiamo. Prima che sia troppo tardi. Andiamo. Prima che sia troppo... Ah, porca cane. Perché? Almeno sono con mia moglie. Eravamo in posa di matrimonio. Grazie, capitano Avery. Come ai vecchi tempi, eh? Elena? Sporchi di fango. Elena? Elena? Oh! Oh! Ehi! Ehi! Elena, andiamo! Elena! Ah, il mio... eroe. Dimmi che non l'hai fatto. No! Non è divertente! No. Oh, tu ne hai combinate di molto peggio. Oddio, mi hai fatto venire un fardo. Ma è entrato nella... Quella... Ma è tutto un bug! Ma no! Cosa? Sembra in Ma no! Lo sai che... Questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato. Sì, proprio tutto. No, no, la faccia nel palo no. No, neanche per sogno. Guarda, il fango ovunque. Sono un maialino, il tuo maialino preferito. Ti ha mai detto che hai uno strano concetto di romanticismo? Sì, qualcuno me l'aveva già fatto notare. Va bene. Sì, c'è proprio il tempo di darsi i bacini. Bel discorso. Un bel discorso. L'unico che si è beccato bacini qua è stato il padre. Quello deve essere sempre. Forza. Oh. Bene. Cioè, più o meno. Senza via di fuga. Che è ancora vivo. Per ora. Però c'è la nave. È un galeone. Sì, così sembrerebbe. Galeone dei pirati. Che ore sono? Beh, forse ancora 10 minuti. Per andare avanti, dai. Ce la possiamo fare. Abbiamo qualche minutino per vederci il segretuccio. La nave di Avery. No, sono tante navi. Tutte le navi di tutti i pirati di tutti i sette regni. Wow. Una di queste navi dovrebbe avere il tesoro. Ho già capito qua che devo fare. Qualsiasi cosa su quest'isola. Oh, sì. Bene. Ormai ho capito come si gioca. Alto calcolo di gioco. Posto. Sì. I messaggini. Stiamo avvicinando. Vedi, sì. Oh, boy. Oh, Melma. Guarda. Cosa sta succedendo? È Sam. Forza. Ha trovato il modo di salvarsi il sederino. Ti ammazzo io. Oh! Fermi.
Fermi, fermi. È arrivato il Natalino. Perfetto. Non ci credo. Cosa è successo? Quando dice non ci credo. Oh, guarda, due col Gatling. Quei Gatling li vorrei io. Andato. Dammi quell'arma. Dammi questa. Ora si ragiona. Victory is ours. Sì. Molto meglio così. Devo usarle tutte. Solo solo rompimento. Come sarà andato, Sam? A morire male. Tutti contro. Cioè, sono un intero esercito contro di noi. Ma dove siamo? Master Chief, eh? Cioè, 8000 soldati contro 3 persone. Dai, Sam! Ricongiungiamoci! With our friend! Alle spalle arriva la cavalleria! Ia ia oh! La mia cavalleria! Ma ti sfondo, ma... Ok, ok, sì, 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 sì. Orece, orece, orece. Ok. Sam, Sam Fisher, Sam Bellini. È un vero piacere vedervi. Ragazzi. Sì, ma che ne dite di andarcene da questa spiaggia? Assolutamente. Sì. Andiamo. Hai l'accendino? Cioè, un altro ce l'aveva, purtroppo. Il tuo è scaduto. Oh, man. Bersagli facili qui. Ok, ragazzi. Dobbiamo finire sto cazzo di gioco. Non di testa così, però, Nathan. Oh, melma. Devo prendere il lanciarazzi. In questo modo li faccio fuori tutti. Va bene, tu stai lì. E ora prendo l'RPG. Dove siete? Eh? Bomba! Ottimo. Io non mollo una. Mai. Ecco. Ti ho rubato l'arma. Ottimo. Al diavolo! Stanno sparando dall'altra nave! Anch'io so sparare. Faccio io! Possiamo attraversare! Abbordaggio! Proprio come i pirati! Andati, andati! Ora ho capito perché dice bomba, ragazzi! Aia! Devo stare zitto! Non è il tuo giorno, vero? Ok, forza! Andati tutti. Sì, così. Oh. Qua. Seguitemi. Yes. Okay, basta. Ci abbiamo proprio il tempo. E io? Grazie. Sì. E io? Che sono il marito, quello che vi ha portato qui in vacanza. Oh, merda. Mamma mia, ma mi odiate proprio. Scappate. Scappiamo. Sì, va bene. Non mi vogliono. Non mi vogliono tutto. Ah. 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 Oh, signore. Sì? Sì? È ghiaccio? Oh, no. Per fortuna. Ci deve essere un altro punto dove andare. Tipo qui. Oh. Un altro punto ancora. Qui allora. Dove mi hanno messo? Io vado. Dai. Sì, la fortuna è tornata. Oh no. Mi hanno già scoperto. Non ho manco le munizioni. Grazie. Prendete e abbaccatene.
Ok. 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 Basta, pure quello, basta, Cristo, basta. Ma quanti camion ti sei portato? Ma veramente? Ma quanti soldi ha? Nemmeno un miliardario filantropo se ne può avere così tanti. Ma va, va, va. Cioè, mi tirano l'RPG su una scatola. Dammelo, me lo piglio io l'RPG, glielo tirerò addosso. Ok, senti, facciamo una cosa. Ok. Ok. E l'ultima. Oh! Dammi un altro RPG. Te li faccio secco, ti faccio. Eccolo, eccolo. Oh, oh, grazie per il passaggio. Sì. Oh no. Un altro. Va bene, ci vediamo dopo. Frega niente. Mi deve aprire la strada? Aspetta. Cattiveria pura. No, 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 non di nuovo. Non di nuovo. Pensa, pensa. Non di nuovo. Questa cosa è la Crash Bandicoot. Sempre. Le scale, ah, le scale. Ah, le scale, le scale. Sì. Oh, qua sopra. Ah. Puoi salire qua sopra, giusto? Sì, posso. Sì. Oh, no, 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 no. Perché? Perché così mi hanno dato una mano. Oh. Sti tizi non si arrendono. Aspetta. Basta, fermati. Qua devo andare. Bomba. Bomba, bomba, bombissima. Bombissima. Grazie. E ora? No, per di qua, per di qua, per di qua. Fuori, 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 fuori! Scappa, 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 scappa! Non devo fermare. Che fortuna! No! Porca... Sally? Come va, Nate? Occhio! Lanciami la RPG e vattene via! Grazie! Addio! Ci bestia! Stati, okay? Con piacere! No! Sì! Vieni, ti tiro fuori di lì. Sì, grazie. Ah, maronne. Signori, è andata. Ci si rivede. Già, ottimo tempismo. Sì, beh, stare lì ad aspettare mi ha messo ansia. Sì, no, dobbiamo ancora trovare Sam e Elena. Ehi! Ehi, voi state bene? Sì. Abbiamo sentito le esplosioni. Merito del vecchio. Gli hai salvato ancora le chiappe? Ovviamente. Come stai? Bene. Bene, me la sono vista brutta, ma... mi ha aiutato lui. Ehi. Ehi. E quello? Oh. Mi hanno sfiorato la spalla. Tu? Una rupe mi ha sfiorato la faccia. Come avete perso Rafe? Ha condotto i suoi dritti in una trappola di Avery. Beh, furbo. Sì. Ehi, senti. Per quella storia di Alcazar. Ok, meglio se ne parliamo dopo. Per la balla. La spiaggia al di là della città. Ok. Bene, spero che il rumore non abbia attirato l'attenzione. Okay. State buoni. Scusate, che facciamo? Secondo te ce ne andiamo da quest'isola? Giusto, potremmo fare così. O procedere in quella direzione. Che è una scorciatoia. Mm. E verso cosa? Il tesoro di Avery. Ah, wow. Voglio dire, Rafe vuole fare il giro, ma... Fallo, Rafe. Ehi, Victor, con tutto il rispetto, forse... Non capisci proprio quando arrenderti. Siamo qui per lo stesso motivo, giusto? Giusto? Non siamo venuti a cercare il tesoro. Siamo venuti a cercare... E io lo apprezzo molto. Davvero, ma... Ma siamo vivi. E abbiamo un vantaggio. Per ora. Possiamo farcela. Ma è un pazzo. Nathan, andiamo. Psicopatico. Okay. Avery ha affondato ogni singola nave di quest'isola. E lo sai perché? Perché era disposto a tutto pur di tenersi il tesoro. Esatto. Anche sacrificare chi aveva vicino. Aia.
per evitare che qualcuno potesse seguirlo, perché voleva andarsene. Guarda qui. Bene. Ho trovato la sua mappa dell'isola. Ancora, ma... Okay. Cioè, zio Bono... Questa è la sua mappa, non esiste. Proprio sotto quella montagna. È lì che si trova il tesoro. E Rafe sta già andando proprio in quella direzione, mentre noi siamo qui a discutere come imbecilli. E se invece avesse lasciato l'isola e la sua nave fosse affondata in mezzo all'oceano? E allora cercheremmo dove è affondata. Che palle. Da quanto lo inseguiamo, eh? Tu e io. Senza offesa per loro. Ma non capiscono. Invece sì, Sam. Lo capiscono. Ok. Oh. Fidati, hanno già visto questo tipo di ossessione. E Sam, non siamo più ragazzini. Non più. Non dobbiamo dimostrare nulla. Fate voi, io mi prendo il tesoro. Ed è impazzito. Victor, l'aereo? Di qua. Secondo me è impazzito. Hai fatto la scelta giusta, tesoro. Però secondo me in qualche modo torneremo sul tesoro. Oltre questo porto. Va bene. Però ragazzi, questa cosa del tesoro lo vedremo nell'ultimo episodio, che sarà il prossimo episodio, e concluderemo questa epopea. 10 episodi secchi secchi di Uncharted, tutti per voi da riguardarvi per l'eternità. Sono lì nella playlist. Io vi ringrazio per avermi donato la vostra fortuna, così sono riuscito ad evitare tutti quei proiettili. E noi ci vediamo molto presto con prossimi episodi fantastici. Ciao ragazzi!